dormo sull'erba, molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, nei loro guai, nei loro amori, tutto sono sbagliati e Frontiere, la prima volta non è un festival, è una ricerca. Qui con me l'ideatore di Frontiere, Oscar Iarussi, benvenuto. Grazie, benvenuti a voi. Allora, parliamo un po' di questa lunghissima iniziativa, è anche abbastanza corposa. Sì, lunghissima non lo so, dura una decina di giorni, che ci sembra il giusto articolato per dare adito a una serie di iniziative appunto in vari posti della città, in particolare il 21, mercoledì 21, quindi il primo appuntamento è quello, si inizia con l'inaugurazione dell'ex Palazzo delle Poste, che immagino che i nostri spettatori ricorderanno, ma molti dei quali non vi saranno mai entrati. È il Palazzo delle Poste in piazza Cesare Battisti e dell'Università di Bari. Oggi si riapre con una importante mostra, credo importante, mi auguro che piaccia, di tre grandi fotografi, Gianni Berengo Gardin, Ferdinando Sciano e Olivo Barbieri. Sono tre maestri della nostra fotografia che espongono le loro prime volte, i loro primi scatti appunto nel palazzo postale. Quindi un'esclusiva? Assolutamente sì, è una mostra prodotta per Frontiere, la prima volta prodotta dalla Puglia Film Commission e che va in scena, per così dire, qui a Bari. E quindi partiamo il 21 di settembre fino al 1 di ottobre. Cineasti, musicisti, fotografi, studiosi, narratori sono i protagonisti e poi le loro immagini, parole e suoni dedicate all'idea di prima volta. Che cosa significa? Spieghiamolo meglio. Certo, la prima volta si declina istintivamente, immediatamente con l'idea di frontiera, perché ogni volta che ciascuno di noi oltrepassa una frontiera, sia essa collettiva come nell'esperienza dei migranti, sia essa individuale quando si passano le frontiere personali, le frontiere delle esperienze, le frontiere dell'età, dell'anagrafe, quando si attraversano le cosiddette linee d'ombra di cui parlava Conrad, è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta ed è sempre una prima volta, come suol dirsi. Quindi sono le varie declinazioni delle prime volte, per esempio la prima volta nel lavoro, sempre al Palazzo delle Poste, subito dopo l'inaugurazione della mostra, dal 23, 24, 26, 27, tranne la domenica, ci saranno una serie di incontri dedicati appunto a tutte le prime volte della nostra vita, quindi il lavoro, la prima volta che si comincia a lavorare o che non si trova lavoro e perché non si trova lavoro, con economisti, esperti di risorse umane e quant'altro, la prima volta nell'amore, nell'eros, la prima volta nell'impegno, la prima volta, l'eterna prima volta di Facebook, no? Questa capacità che ha Facebook di essere una frontiera permanente nella conoscenza di altre persone o nel recupero di vecchi compagni di classe, di memorie e di quant'altro. Quindi sono la prima volta del Mediterraneo e delle donne nel Mediterraneo, lungo frontiere che oggi sono mobili e, scherzi a parte, molto incandescenti, molto particolari. La prima volta dei ragazzi italiani che all'estero, con uno storytelling, una drammaturgia in video che farà Roberto Bonzio, i ragazzi italiani all'estero, dicevo, che riescono ad affermarsi nella Silicon Valley attraverso le nanotecnologie piuttosto che la biologia, la chimica e quant'altro, e così via. Ci saranno tutta una serie di incontri lì al Palaposte. Ora, chiaramente, stare qui a fare l'elenco di quelli che sono gli appuntamenti è un po' improbabile a livello televisivo, però sicuramente mi potrai dire qual è tra gli eventi quello proprio da non perdere. L'idea della non perdere a me piace, ma mi piace attribuirla tutta la rassegna perché non... Certo, lo so, ci mancherebbe, sei il papà. Tuttavia, sono tutti figli tuoi. Dovendo scegliere tra tutti questi figli miei e nostri, perché l'iniziativa è diretta con Silvio Danese e Carizzoni ed è un'iniziativa della Puglia Film Commission, io direi che sarebbe da non mancare il trittico, le tre serate che abbiamo chiamato Rosso di Sera. Si svolgono al Petruzzelli 28, 29 e 30 settembre, rosso di sera perché il Petruzzelli ha questo colore particolare e anche un po' per giocare con l'idea del red carpet, anche se non ci sarà alcunché di mondano. Sono tre serate a prezzi molto molto contenuti, ci tengo a dirlo questo, perché costano 5 euro. E 1 euro per gli studenti, per i minori di 18 anni e per chi ha più di 65 anni. E sono tre serate in cui si intersecano e si intrecciano vari apporti artistici nella stessa serata. Faccio un esempio: il 28, la prima di queste tre sere, avremo i Virtuosi della Scala di Milano, quindi non proprio Pizza e Fichi, diciamo così, che eseguiranno dei brani delle prime volte, per esempio, di Rossini e renderanno omaggio a un grandissimo compositore qual è stato Nino Rota, molto legato a Bari, come sanno i nostri spettatori. Ci sarà Sergio Rubini con una performance la prima volta davanti all'obiettivo, quindi sostanzialmente inscenerà sul palco del teatro il casting, il rito
e anche il mito del casting, del diventare attori, dell'aspirare a diventare attori. Ci saranno due grandi studiosi, uno nostro pugliese, qual è il professor Franco Cassano, e l'altro altrettanto importante, qual è il professor Marco Gé, l'antropologo famoso che ha scritto il libro Celeberemo su non luoghi. E ci saranno altri ospiti ancora, che adesso non voglio dilungarmi, tutti insieme in quella serata, in una di queste tre sere, che si passeranno il testimone per raccontare, nel caso di specie, proprio la prima volta. Questo è un formato totalmente innovativo, è una sperimentazione che noi ci sentiamo di sottoporre al pubblico della città e che ci auguriamo venga accolto e venga frequentato. Di cosa andate orgogliosi voi di Frontiere? Di essere lungo una frontiera sempre mobile. Allora, incontri tra cultura e spettacoli quindi si svolgeranno, vi voglio ricordare, nel Teatro Petruzzelli e nell'ex Palazzo delle Poste, e quindi insomma... Ma anche al Cinema Galleria e al Cinema ABC, questo voglio dirlo perché ci sono gli appassionati, i malati, così dire, come me peraltro, di cinema, e in particolare all'ABC ad ingresso gratuito, già dal 21 si inizieranno due rassegne, una di maestri esordienti, quindi si potranno vedere su grande schermo i film di Chaplin, di Olmi, di Fellini, di Almodovar, di Alain René, di quant'altri, che è difficile vedere effettivamente sul grande schermo, sono le loro prime volte. Poi si passerà dei film cosiddetti di frontiera, sono film che si intersecano e parlano, danno del tuo al programma, mentre al Galleria ci saranno delle vere e proprie anteprime, ne ricordo solamente due, l'anteprima europea di The Sunset Limited di Tommy Lee Jones, che a Frontiere ha regalato un'intervista inedita in video che sarà videotrasmessa sia al Galleria sia in pillole al Petruzzelli, e l'importantissimo film Né Allah Né Maître, quindi Né Allah Né Maestro, di Nadia Elfani, che è una regista tunisina, in questo momento sotto processo nel suo paese ed è uno dei motivi per cui non riesce a raggiungerci a Bari, ma ci ha dato il suo film in assoluta anteprima italiana. Quindi al Galleria le anteprime di Frontiere e all'ABC sia i film di Frontiera sia la retrospettiva dei primi film dei grandi maestri. Quindi per non perdervi tutti gli appuntamenti e anche in corso d'opera quelle che saranno le notizie in riferimento a Frontiere, ricordiamo che c'è un web senza frontiere. C'è un web senza frontiere, il sito web è www.frontiereweb.it, facile da ricordare, frontiereweb.it. È un sito molto bello, devo dirlo, fatto da giovani bravissimi, e lì c'è tutto il programma fin d'ora, ci sono anche tutte le schede dei personaggi, e voglio anche ricordare, sebbene io non ne sia un frequentatore, la pagina Facebook di Frontiere, che è molto molto frequentata. Bene, io ringrazio Oscar Iussi per essere stato nostro ospite e ci vediamo senza frontiere. Senza frontiere, a presto, grazie.